Benvenuti a tutti per la finale delle classiche di Pro Cycling Manager. Oggi si faranno prima il Giro delle Fiandre, la Ronde van Vlaanderen e poi la Liegi-Bassoliigi, le due classiche monumento belghe. Iniziamo appunto con la classica del pavé. Intanto mi presento, sono Fan Italia, questa qui è la mia prima telecronaca. Iniziamo a lanciare gli inni, partiamo con l'inno spagnolo per Pici. Prossimo inno, l'inno inglese God Save the Queen per Team. Prossimo inno per T2, l'inno francese, la Marsigliese. Grazie.
Infine abbiamo l'inno italiano per i nostri tre finalisti, Fratelli d'Italia, l'inno di Mameli. Ecco voi, l'inno italiano. Si parte in questo momento la finale. No, fermate ancora, probabilmente qualcuno non ha ancora finito di caricare. Iniziamo a vedere un po' i partecipanti appunto di questa finale mondiale. Abbiamo appunto per la Spagna PC11, poi per la Gran Bretagna Tim Soski, un po' una delle principali sorprese di questi mondiali. In seguito per la Francia, che ha appena finito adesso di caricare, T2, e poi il trio italiano con Matteo Albisi, Dennis e Frabo. Frabo, che ricordiamo, è entrato nella finale, è riuscito a ottenere appunto il pass per la finale in tutte e tre le specialità della strada, appunto le classiche, inline e tour. Vediamo un po' le formazioni. Allora, Frabo con Italy 1, con Capitano Colbrelli e Os come secondo, appunto secondo capitano, 76 in pavé, però bisogna fare molta attenzione anche al Collinaro, appunto a Visconti, 74 pavé e 82 in collina. Per quanto riguarda invece Alvisi, capitano è Bettiol, vincitore del Fiandre lo scorso anno. Poi per Dennis con Italy 3 abbiamo Matteo Trentin, vice campione del mondo. Per T2 abbiamo Mathieu Ladagnou. Per quanto riguarda invece Team Soski, con la Gran Bretagna abbiamo Jan Stannard. E per quanto riguarda invece Pici, per la Spagna, Egoitz Garcia. Ok, parte in questo momento. Finalmente tutti hanno finito di caricare. Tanto, Amado. Ok, assieme ai corridori di EMEA li facciamo tirare. Perfetto. Iniziamo subito con i primi attacchi. Parte Three William year Ho, il laws is off. collinaro, seguito da tre Acceleration by corridori di Modolo. Matteo Alvisi, due corridori, tre corridori di Pici, tre Heavy corridori sprinter. per quanto riguarda anche Dennis. T2 manda davanti anche la porta. In questo momento l'unico che non è in fuga, anzi gli unici due che non sono in fuga sono Frabo e Tim Soski.
Lucky goes onto the attack. Aggiunge in questo momento la fuga anche Frabo. Dunque tutto il lavoro appunto in testa al gruppo dovrà essere fatto dai corridori di Team Soski. Vediamo in questo momento proprio Daniel McLay, il velocista 82 sprint di Team Soski, che è in testa al gruppo, ma anche i corridori di Fravo, che probabilmente non si è accorto che stanno tirando dietro nel gruppo, che sta curando quelli davanti. Allora, vediamo un po' i corridori che ci sono in fuga. Per quanto riguarda Fravo, abbiamo il cronometro, il cronoman Cattaneo, poi abbiamo il 77 sprint, 72 pavè e Visconti Collinato. Per quanto riguarda invece Pici, l'82 sprint, quindi Roh, poi abbiamo Aberasturi, il 77 sprint, e Aristi, il 76, quindi scelta diversa per quanto riguarda Pici, che ha deciso di portare il 76 invece che il 74. Per quanto riguarda invece Matteo Alvisi, porta anche lui il velocista, i due velocisti insomma, e il Collinaro, mentre per quanto riguarda chi manca, Dennis porta anche lui il Collinaro con i due velocisti. Dunque quasi tutti hanno fatto la stessa scelta di portare il Collinaro con due uomini in supporto appunto dell'82 Collina, 74 Pavé, tranne appunto Pici, che ha deciso di portare Aristi, ovvero il 76 dietro. Ovviamente il lavoro è tutto sulle spalle di Team Soski. Scrivete pure qualcosa in chat. Vantaggio della fuga che adesso tocca il minuto 40. Davanti tutti collaborano. Corridori che in questo momento stanno attraversando la campagna delle Fiandre, Giro delle Fiandre, corsa appunto al monumento, che ha come partenza Antwerpen, Anversa, e l'arrivo sarà posto a Oudenaarde, per un totale di 256,9 km con diversi settori in pavé, diversi muri in pavé, molto duri anche per quanto riguarda le pendenze, e i più tosti, meglio i più famosi, sono la coppiata Utquaremont e Paterberg, e anche il famosissimo Murvan Grasbergen, detto anche Grammont Mur, che però è posizionato a circa 100 km dalla conclusione, che comunque è il primo snodo cruciale appunto di questa corsa. Alessandro Isiude, yeah, sono Alessandro, I'm Alessandro di Cycling Fan Italia. Intanto ringrazio Giorgio Bennett e Niemea per la collaborazione, qui in fondo al gruppo, in fondo al gruppo degli staccati, di quelli non in corsa. Dunque,
trascorsi i primi 40 km, la prima parte è molto piatta, non succederà nulla, in mezzo appunto alle campagne fiamminghe. Si raggiungerà inizialmente un paio di settori in pavé, piatti, per poi raggiungere finalmente la parte che conta veramente, con i primi muri separati da un breve tratto in falso piano, e poi inizia la parte decisiva con tantissimi muri, tantissimi settori in pavé, che decideranno appunto il vincitore. La corsa in questo momento non offre molti spunti, vediamo un po' di parlare della corsa in sé. Il Giro delle Fiandre, la Ronde van Vlaanderen, è una delle cinque classiche del momento, si svolge annualmente appunto in Belgio, nella regione delle Fiandre, Fiamminga. Si svolge regolarmente intorno ad aprile, ovviamente quest'anno è stata spostata e si correrà durante d'Italia ad ottobre, appunto per l'emergenza Covid. Sono state svolte fino al 2019 100 edizioni. La prima edizione è stata nel 1913. L'ultimo vincitore è appunto l'italiano Alberto Bettiola della IF Trapac, che tra l'altro per lui è stata la prima vittoria in carriera. Per quanto riguarda invece il record di vittoria, sono 3 vittorie e appartengono a molti corridori, tra cui il Leone delle Fiandre e Fiorenzo Magni, ma abbiamo tra quelli più moderni Johan Musiu, Tom Boonen e Fabian Cancellara. La corsa è ovviamente caratterizzata dalla presenza di diversi muri in pavé, i muri appunto caratteristici di questa regione, tra cui appunto l'Haute-Quaremont, il Paterberg, Koppenberg, Molenberg, Eichenberg, eccetera, eccetera. Tutti i muri che vedremo in rapida successione fra qualche chilometro. Tanto il vantaggio della fuga che ha superato i 2 minuti, ben 15 corridori in fuga e 21 in gruppo, praticamente quasi lo stesso numero di corridori in fuga e in gruppo. In questo momento in gruppo a lavorare sono McLay e Dowsett. Tanto come vedete, in chat si sta discutendo sul ritmo da imporre in fuga. Per
con appunto la fuga che non riesce a guadagnare terreno, ormai è stabilizzato intorno a 2 minuti 10, 2 minuti 30. Nonostante davanti può lavorare sia in 5, mentre dietro è praticamente il lavoro di, appunto, di tirare in gruppo è totalmente sulle spalle di Daniel McRae e di Alex Hauser. The weather plays a vital role in any race, but when there's a cobbled section, its contribution can be Abbiamo vital. raggiunto in questo If it momento il rains, primo a settore di rider's pavé, agility is far more important than when l'Ipenhovestra, it's dry. 2 stelle, 1,3 km, settore piatto, seguito dal più duro Paddestra, che sono 1,6 km, anche lui in realtà, 2 stelle. Due settori che non faranno la differenza. E infatti vediamo che non c'è nessun problema sia per i corridori in fuga sia per i corridori dietro nel... Piove sulla corsa, pioggia che potrebbe rendere la corsa più dura, perché come ben sapete i settori con la pioggia diventano ancora più duri. Nella realtà si spera prima o poi di riuscire a vedere finalmente una Parigi-Roubaix bagnata, che ormai manca da almeno una decina di anni. Ricordiamo intanto il podio degli ultimi mondiali per quanto riguarda appunto la specialità delle classiche, vittoria per Ale Pere, che poi ha conquistato anche la classifica generale, l'overall, è diventato campione del TCM. Seconda posizione per Dennis, lo vediamo in gara con la maglia dell'Italia 3, e Luon, terza posizione per Ale Pere, che è stato eliminato ai quarti di finale, se non sbaglio, era nel mio girone. Sì, è stato eliminato ai quarti di finale. Per lui non un'ottima tappa del pavé, e poi nel Giro di Lombardia ha deciso di andare per l'uomo 82 collina, quando in realtà la corsa molto molto dura, e dunque è andata da dei corridori scalatori. Vantaggio della fuga che intanto arriva quasi a toccare i 3 minuti. Davanti il grande favorito sarebbe, appunto, qualora arrivasse la fuga, spagnolo Pici, perché ha appunto all'interno del gruppo di fuga il 76 pavé. Intanto manca 1 km al primo muro, primo passaggio sull'Aude Quaremont, che negli ultimi anni è stato sempre la penultima salita, seguito
rapida sul dal Paterberg, una grandissima accoppiata che da quando è stata aggiunta ha reso ancora più difficile gli ultimi chilometri, in quanto la presenza di questi due muri favorivano appunto degli attacchi che a volte sono andati in porto, come nella ronde dello scorso anno, dove I can tell l'attacco you that riding a on Bedford cobbled sections Joyce is a tu real fare challenge. monte, poi è The racers arrivato have to have fino the alla talents linea. of a tightrope Intanto walker, as the vediamo grip of the tires che can't non be c'è alcun counted on. problema né per i corridori davanti né per quelli dietro, anzi no, perché si stacca Daniel McLay dopo il lavoro fatto nella prima parte. Sembra starsi staccando anche Niccolò Bonifazio, lo sprint di Only a few Fladno, riders are capable of following the very fast pace up 89. front. Vabbè, si spezza il gruppo, attenzione, rimangono davanti 4 corridori di Tim Soski, 3 corridori di Dennis, 3 corridori di Alvisi e un corridore solo di Pici. Dietro l'inseguimento viene fatto da Frab e in questo momento arriva anche Tutu a dare una mano all'Italia. Davanti lavora sempre solo Tim Soski, vantaggio della fuga che è sceso con questo spezzettamento del gruppo, con Tim Soski che è molto intenzionato a lavorare. In questo momento sta lavorando Swift, 23 secondi il distacco tra il primo e il secondo gruppo, con Tito che con il suo barbier sta cercando di rientrare, rientra proprio in questo momento, tentativo che è stato appunto chiuso da Tito. Vediamo, l'unico He's corridore going to che è take them rimasto on by staccato in himself. questo momento è McLay, sprinter di Team Soski che ha lavorato nella prima parte. Si spezza ancora il gruppo, A rimangono dietro symbolic ancora T2 e kilometer as we go Frab. through the halfway stage of the race. Accelerata stavolta di Matteo. Rientrano in questo momento, rientra Frabo, rientra. Prima salita che ci ha già fatto vedere alcuni leader un po' in difficoltà, probabilmente non si aspettavano un ritmo così alto fin dal primo muro. Sono rimasti un po' sorpresi. Tanto secondo muro di giornata, Leichenberg, 800 metri, 2 stelle, con una pendenza intorno al 9%, quindi molto ripido. In It's testa in Matteo such Alvisi e percentages that the anche strongest Dennis. can create some gaps. Stavolta non si vuole far sorprendere Frab. Si riporta nelle prime posizioni. Si lascia un attimo sfidare Tim Soski dopo il grande lavoro fatto nella prima parte di corsa. Intanto accelerata in Avoiding a testa al gruppo puncture che era is Matteo vital in this Alvisi. type of race. The cobbled sections mean that the riders use tubes that are more hard wearing Riesce than a those prendere normally qualche used on metro con solo tarmac. i 3 uomini. Davanti in fuga. E qui qualche spezzettamento sul ritmo imposto da T2 con la porta Eru. Ripresa in questo momento Alvisi. Buonasera a tutti, benvenuti a chi è appena arrivato in diretta. Stiamo per raggiungere in questo momento il Agio, spero si pronunci così. Vittorio in pavé, piuttosto difficile. Quanto riguarda il gruppo, oltre a McLay si è staccato anche Daus, i due corridori di Team Soski che hanno fatto il lavoro nella prima parte, si è staccato anche Ruben Plata, il cronoman di. Siamo in questo momento il Hagel, 1,4 km di difficoltà. Questa prima parte piuttosto difficile della Ronde van Vlaanderen viene superata. In mezzo ci sarà la presenza del muro appunto Gerardsbergen.
molto pericoloso, poi un lungo tratto di falsopiano che ci porterà finalmente alla zona più difficile, la zona con tantissimi muri in rapida successione, con gli ultimi 13-15 km saranno quindi possibilità di inseguire in caso qualcuno attacchi o possibilità appunto di risparmiare qualche energia This climb features some in dreadful caso percentages. presenza di un po' più fuori. Cercare di arrivare in volata. Vantaggio della fuga che è stato ai 2 minuti. Ormai stabile così proprio sin dal primo passaggio sull'ultimo faremo. Look out, he's breaking away. Falling Dietro behind. Our intanto team leader is attenzione falling attacco di behind. Martinelli con Bennati e Bettioli. Sempre inseguire Team Sky con la Swift che pare essere in difficoltà. Le azioni di Alvisi, tutti questi attacchi sono finalizzati al cercare di staccare i gregari di Team Soski e lasciarlo solo prima possibile, in modo che poi dopo il suo capitano, non essendo entrato in fuga, ovviamente il lavoro è sulle spalle dei suoi corridori. Avviciniamo in questo momento al Kappelburg di Gerasbergen, salita mitica del Fiandre, che in molte edizioni è stata la spinta decisiva, l'ultimo muro, che negli ultimi anni, dopo appunto l'inserimento finale della doppia accoppiata Ultquaremo-Paterberg, è stata Some riders spostata try to use the verge to avoid the un cobbles, but it's at the chilometro risk of via getting a la flat tire. Ultquo con pendenze che raggiungono il 15-18% con 4 stelle di difficoltà, un pavé molto duro The riders are in a portion above e 10%. soprattutto molto pericolosa anche l'inizio di discesa che è sempre in pavé, una stretta curva che I see a rider with a spesso flat crea tire. delle It's happened difficoltà. at a very bad Attenzione, time. vediamo la foratura di Jon Averastur e si stacca Visco in fuga. Per quanto riguarda invece il gruppo c'è l'attacco di Steam Soski, che non ne può più di tirare in gruppo. Bettiol segue. Rimane staccato Frabo, che deve inseguire tutto da solo. Steam Soski che si avvicina ad Aberasturi, vittima di una foratura proprio in cima al muro. Rientra in fuga Visconti, mentre Colbrelli rimane ancora staccato. Grosso lavoro per quanto riguarda Nicola Bonifazio, lo sprinter di Italia 1, che We're non è il starting the canale last bit of the Mediaset, race. scusate, ma appunto grande lavoro di Bonifazio che termina in questo momento e rientra adesso Colbrelli con la ruota Danilos. Davanti abbiamo il trio di Team Watch out, the Soski team con leader is falling Modolo behind. e Bettiol per quanto riguarda Matteo Alvisi e Aberasturi di Pici che si stanno riportando in questo momento. Barbier sembra ormai aver terminato le energie. Ma riesce proprio in questo momento a chiudere sull'attacco di Team Soski. Intanto è rientrato Frabo. Vediamo che in questo momento la situazione è molto confusa con la fuga che sta per essere ripresa. Alcuni corridori presenti in gruppo sono già riportatisi sotto sulla fuga. Sta rientrando anche Dennis. E dunque oramai gruppo compatto in testa, 28 corridori. Gli unici corridori staccati in questo momento sono Barbier, Affini, Bonifazio
Fazio, Martinelli, Sweet, Plaza, Dowsett. Dunque, davanti in questo momento abbiamo 5 corridori di Matteo Alvisi, 5 Madonna goes onto the attack. corridori anche per Pici. Attenzione, attacca in questo momento Alvisi, team attack di Matteo Alvisi con Modolo, Bettiol, Bennati, Maret, Ulissi. Segue in questo momento, fa il ritmo in gruppo Dennis con Nizzolo. Dennis che anche lui 5 corridori, come del resto Pici, Bravo e no, Titunia 4, mentre a Team Sos, dato il lavoro che ha dovuto fare in gruppo, in questo momento si vede solamente 3 corridori. Dunque non una gran, ma insomma farà difficoltà, avrà parecchie difficoltà Dannard ad avere a fianco diversi corridori in finale, dato che ha perso già 3 compagni. Intanto l'attacco è molto deciso per quello di Matteo Alvisi, anche This se climb viene is feared preso in by questo many momento riders. The percentages are su very questa high. salita con pendenze molto molto dure, intorno all'11%. Si riporta davanti anche Dennis con il treno completo, mentre come vediamo un po' come anche nei muri precedenti, Frabbo e T2 preferiscono stare in coda al gruppo per risparmiare più energie possibili. Tattica che comunque può risultare molto pericolosa perché, come vedete, spesso la presenza di ripidi muri e seguiti da discese molto molto ripide favorisce la presenza di buchi, la presenza di strappi nel plotone, nel gruppo, e dunque costringono i corridori che decidono di risparmiare un po' più energie Ci stiamo avvicinando di 10 km all'inizio della parte finale, negli ultimi 50 km della Ronde van Vlaanderen, con il secondo passaggio sul Dood Quarmond, che questa volta sarà seguito dal Paterberg. Ricordiamoci di idratare Amador. Vediamo che proprio in questo momento Frabo non vuole più rischiare e neanche T2, e decidono di riportarsi anche loro nelle prime posizioni del gruppo. Attenzione ai blocchi perché qua è molto facile sul pavé ed è proprio quello che sta succedendo in questo momento con Dennis che viene bloccato dal corridore di Alvisi, di Matteo Alvisi, Modolo che è morto, come del resto anche Rojas. Cattaneo anche lui termina completamente le energie, davanti a fare il ritmo. Ma lo stesso Colbrelli, il capitano di Frabo, è davanti in questo momento con altri corridori che rimangono più dietro. Laporte in questo This momento year, termina some anche lui sections have il seen their lavoro. cobblestones refurbished, but I can assure you that it doesn't mean renewed. They still remain a significant difficulty. Da quel che sembra, Frabo ha deciso di correre per Visconti. La scelta è stata fatta perché Visconti gode di maggior qualità allo sprint e anche in accelerazione rispetto a Colbrelli. Non stiamo parlando ovviamente della realtà, The stiamo riders parlando are delle going through a stat very tough portion di with Pro percentages Cycling above Manager di 10%. appunto di questo A di rider has just Bilad. suffered a puncture. Foratura, attenzione, Falling foratura in behind, questo a team momento leader is per falling Trentin, molto behind. sfortunato Dennis a forare sul Paterberg. Ferma in questo momento anche Moschetti, Dennis, per poter aiutare Trentin, molto sfortunato a forare sul Paterberg. Staccato anche Alvisi con Maretko e Ulissi. E adesso non sarà facile per Dennis rientrare, perché davanti ormai la corsa è avviata, non possono aspettarlo. E dunque sarà molto difficile
difficile per lui rientrare. Muschetti che in questo momento raggiunge Trentin, un minuto circa il vantaggio del gruppo su Trentin. Che potrebbe riportarsi sotto proprio sul Koppenberg, sperando che non venga bloccata. Radio Tour has announced a flat tire for a rider. Attenzione, foratura anche Bever Bettiol, molto sfortunati in questo momento gli italiani, molto sfortunati gli italiani. Fora anche il capitano di Matteo Alvisi, Cummings termina le energie Pelucchi. Alvisi che decide di fermare tutti i corridori, incluso anche Diego Ulissi, per aiutare Bettiol. In questo momento davanti troviamo T2 con Timsoski e Pici, con gli italiani in seguire, con Some Dennis, cobbled sections are very narrow, Frabo so e it's Matteo important to be Alvisi. well positioned to avoid Molto falls or breaks in sfortunati the gli italiani in peloton. questa fase. Gruppo che si ricompatta, 19 corridori in testa, quando stiamo per raggiungere il Tajemberg. Anche questo un altro muro veramente terribile. This climb is feared by many riders. The percentages are very high. Ritmo in testa del gruppo che viene in questo momento fatto da Frabo, assieme a tutti i due che in precedenza stavano sempre in fondo al gruppo. Colbrelli, no, Colbrelli non ha parato. Fortunatamente almeno Colbrelli non ha parato. Che sfighe nostre, sì, veramente molto sfortunati i due italiani, con sul Paterberg e sul Kreuzberg foratura sia per Trentin che per Bettiol. Speriamo non abbiano speso troppo, sono rientrati abbastanza velocemente. Vediamo in questo momento And attacco di MP goes Pelucchi, on to the strano attack. attacco per quanto riguarda il 77 sprint di Frabo, Matteo Pelucchi. Probabilmente attacco che serve per far lavorare gli altri corridori. Attenzione, parte in questo momento team attacco di Ulissi nuovo di goes on Matteo to the Alvisi. attack. Gran coraggio per Alvisi che nonostante una foratura sta continuando a provarci. Siamo di nuovo sul Kreuzberg. L'unico in questo momento che ci There are sta two provando schools of thought a on riding fare cobbled sections. attacchi Some will è try to stay Matteo in the middle, Alvisi, while tutti gli others altri will sembrano take to voler the sides, aspettare lo practically on the grass. sprint. Si riporta davanti in questo momento Frabo. Attenzione, attacco di Frabo con Oss, Acceleration by Daniel Visconti e Oss. Colbrelli. Cerca di seguire Team Sos. Conti tu che rimane nella retrovia del gruppo. Questo ricordo essere. Intanto Frabo ha qualche metro di vantaggio prima dell'ultimo passaggio sul Quarmo. Quasi tutti hanno ancora tre corridori, ad eccezione di Alvisi e Timsoski che ne hanno due. Viene ripreso in questo momento Frabo che riparte ancora con Colbrelli e Visconti. Si staccano Oss e Lemoine, stacca anche Fenn, si stacca Benati. La selezione in questo momento è solo nelle retrovie. Dennis, che attenzione, ha ancora ben tre corridori, perde in questo momento Fiolline, però rimane un po' staccato. Attenzione perché Dennis è rimasto un po' staccato, sta rientrando in questo momento con Trentin, con a ruota anche Bettiol.
rimangono davanti solamente i capitani. Vedremo un po' se succederà qualcosa sul Paterberg, anche se dubito, molto probabilmente si arriverà a una volata di gruppo, a meno che qualcuno non provi a fare la faccia. Non rientrano intanto Albisi e Dennis, sono rimasti staccati i due che hanno speso di più a causa della foratura, molto sfortunati. In questo momento sembrano essere in difficoltà, sembrano riuscire più a rientrare sui quattro di testa con Ladagnù, Stannard, Colbrelli e Garcia, che sembrano andare per la vittoria di questa prima classica. Centro una fine, il team aveva il terzo ondeggiante ora. Sì, nella parte centrale c'è stato, nessuno ha provato ad attaccare, c'è stata una fase molto molto di studio, persino i corridori che erano rimasti staccati sono riusciti addirittura ad attaccare, pensiamo per esempio a Pelucchi che era rimasto staccato ed è riuscito persino a rientrare solo anche attaccare. Intanto sono 45 secondi tra i due italiani e il gruppo di testa, con Trentin che sembra essere quella più in difficoltà, ma anche Bettiol non scherza. Ah, ha forato, sì, ha forato. Ha forato prima Trentin sul Paterberg e poi Bettiol sul Only Königsberg. 5 kilometers left. Veramente molto sfortunati gli italiani in questa corsa. Ad eccezione di Frabo. Frabo che è furbo, è molto furbo e decide di stare in ultima posizione, la posizione migliore in questo momento in testa ai Pici, la peggior posizione possibile, assieme a Tim Soski. Vediamo, lanciata la There volata, goes the parte sprint. The Stannard, strong men parte un are po' lungo giving their Stannard, all. Garcia, Ladagnù, Colbrelli non riesce a rimontare, Colbrelli non riesce a rimontare, la vittoria va per Ladagnù, sembrerebbe. Another victory for No, his per Egoiz record of Garcia, quindi achievements. vittoria per He was Pici able to handle the davanti a pressure put on him Titu, by his terza posizione fellow per escapees. Tim Soski, segue poi Frabo con We're Dennis, waiting for the Trentin tailenders di who Dennis continue to arrive. e Bettiola di Matteo Alvisi in quinta e sesta posizione. Quindi primi tre Spagna, Francia e Inghilterra e solamente quarto, quinto e sesto posto per i tre italiani. Purtroppo molta sfortuna per i corridori italiani, lo ripetiamo ancora.
Ben ritrovati per questa seconda corsa dei mondiali, della finale mondiale delle classi Pro Cycling Manager 2019. In questo momento stiamo vedendo appunto la corsa, 253 km con partenza e arrivo a Liegi in Vallonia e la classica appunto della Liegi-Bastogliegi, la Doyenne, la classica monumento più antica di tutte. Dopo appunto la classica monumento delle Fiandre, il Giro delle Fiandre, in questo momento siamo nella zona sud del Belgio, in Vallonia. La classifica dopo la prima corsa vede in testa Pici, lo spagnolo, con 100 punti, seguito da Titou, il francese, a 70. Tim Soski, il britannico, a 50, e gli italiani solamente quarto, quinto e sesto a 35, 25 e 18 punti rispettivamente, Frabo, Dennis e Matteo. Con appunto Dennis e Alvise, che sono stati vittime di una foratura, entrambi negli ultimi 50 km, che hanno fatto spendere molto di più ai loro capitani degli altri corridori. È arrivato in questo momento anche Tim Soski, che ha fatto una pausa, quindi in teoria dovremmo esserci tutti. E quindi fra poco si può partire con questa. Il percorso della Liegi-Bastogliegi che verrà corso oggi non è quello dell'ultima edizione, ma è quello classico degli ultimi anni, eccetto nel 2019 e quello 2020, con arrivo sulla Côte d'Anse. Côte d'Anse, che è stata tolta, che molto spesso la corsa si riduceva solamente agli ultimissimi chilometri, con qualcuno che provava a attaccare sulla penultima salita, ma spesso si arrivava in una volata ristretta di circa 10 corridori, anche meno, a volte con appunto una volata che spesso poi negli ultimi anni da Alleanza, dunque gli organizzatori hanno deciso di togliere la Côte d'Anse, in modo da fare la finale più aperta a diverse soluzioni. E come si è visto appunto l'anno scorso, con il cambio di percorso, non si è arrivati in volata, ma bensì la vittoria è andata a Jacobsen dopo un attacco sull'ultima côte, ovvero la côte della Rochefoucauld, molto molto dura, e seguita da un falso piano, un tratto appunto di falso piano che è molto pericoloso e ha permesso a Fuglsang di staccare i compagni di attacco, ovvero Davide Formolo e, se non sbaglio, ma però non mi ricordo, sicuramente c'era Davide Formolo, poi
seconda posizione, riuscendo al ritorno del gruppo guidato dal compagno di squadra nella Bora Hans, Max. Ovviamente capitano per questa corsa sarà l'82 Collina, ma molti potrebbero decidere anche di provare a fare qualche attacco con il corridore, lo scalatore. Vediamo appunto nella stessa sia il Collinaro. Capitani che dunque dovrebbero essere Visconti, Ulissi, Gasparotto, Guillermo, Cummings e Errol. Non piove, il cielo è molto sereno. Una cosa più piaciuto, insomma, un po' la ciao. Sì, è stato fatto appello alla giuria perché sembrerebbe che non sia stata rispettata la regola del fair play, secondo cui in seguito a una foratura bisognerebbe aspettare i corridori che sono rimarcati a convenire foratura. Parte in questo momento la corsa, subito il primo attacco, e a lanciare il primo attacco ancora una volta T2 con il corridore 72 in montagna, 73 in collina, Madois, Valentin Madois, seguito dall'80 con l'80 in montagna, 74 in collina, David, e da Matthew Leiter, che era capitano alla ronde. Vabbè, Aro. Intanto chiede di ristartare Tim Soski, ovviamente essendo nel primo slalom ha il diritto di chiedere il restart, probabilmente ha sbagliato a inserire la formazione corridori. Tim Soski esattamente ha portato solamente 4 corridori, tra cui non è presente il capitano. Poi si riparte. Riavviare la scusate se sono mancato un po' dalla chat, guardando un po' su Discord.
ci dovremmo essere. Ci siamo. Scusate per il problema. Ho avuto qualche problema tecnico. Spero si sia risolto tutto. Ben ritrovati con questa seconda corsa, appunto, della finale classiche dei mondiali di Pro Cycling Manager 2019. Siamo ovviamente con la Liegi-Bastogne-Liegi, la classica monumento della Vallonia. Ben ritrovati in live. Ricordiamo ancora che la prima è stata vinta da Pici, da T2 e Team Soschi. Prova nella sua live da 15 minuti a parlare da solo. Ok, allora. Aspettando che gli ultimi giocatori carichino, qualcuno già. Ok, allora. 253 km, partenza da Liegi e arrivo ad Anser, nella periferia della città vallona di Liegi, per la Liege-Bastogne-Liegi. Questa volta sembrerebbe che tutti i roster siano finalmente a posto. La live è settata corretta, non crash, quindi direi che siamo a posto. Nel frattempo che aspettiamo, iniziamo a parlare un po' della Doyenne, della Liegi-Bastogne-Liegi. Corsa molto molto antica, fondata nel 1892, quindi verso la fine del XIX secolo. Finora si sono svolte 105 edizioni, infatti ci sono state diverse pause. L'ultima, proprio quest'anno, anche se comunque verrà recuperata durante il Giro d'Italia anch'essa, come del resto anche Fiandre e Liegi-Bastogne-Liegi. L'ultima edizione è stata vinta, intanto siamo partiti, e come al solito il primo attacco viene lanciato sempre da T2, Madua, Ladagnù e Godù. Ma stavolta va in fuga anche Team Soschi, ovviamente è stufo di tirare in gruppo dopo tutti i chilometri passati in testa al gruppo alla Ronde van Vlaanderen. Seguono in questo momento anche gli attacchi di Dennis e Alvisi. Devo fermare un attimo. Fermatevi. Aspetta. Ok, si è formata in questo Swift momento, acceleration by sembrerebbe si sia Colbrelli. formata la fuga. Esattamente. Si è formata la fuga, tutti i giocatori hanno piazzato tre corridori in fuga. Vediamo se sono tutti uguali. Allora, abbiamo 72-73 con l'80-74 e il 60-76 per quanto riguarda il T2. Abbiamo Alvisi ha deciso di portare Marezco, 77 sprint, fuga, T2, per quanto riguarda invece Team Soschi, anche lui come T2, per quanto riguarda Matteo Alvisi, ok, abbiamo già visto che ha portato Marezco, Colbrelli, Santa Romita e Nibali addirittura, quindi Frave decide di portare l'83 Montagna in fuga, il vice capitano. Per quanto riguarda invece Dennis con Caruso, che è l'80 Moschetti, quindi il velocista anche lui, come Matteo Alvisi, e Trentino Pice, che porta anche lui il veloce 77, anche lui con l'80 e 72-73, quindi tattiche diverse
tra i diversi corridori. In caso di arrivo di questo gruppo, il favorito sarebbe ovviamente Fravo per la presenza di Vincenzo Nibali su Ivan Santoromita, Sonny Colbrelli. Matteo Alvisi, Pici e Dennis hanno deciso di optare per portare in fuga il 77 sprint e cercare di sprintare nel finale di incarico. Anche se ovviamente questa fuga arriverà perché tutti gli altri corridori, ad eccezione a Frabo, non saranno intenzionati a collaborare, andrebbe solamente a favore Comunque, ritorniamo a parlare della Liegi-Bastogne-Liegi, intanto che la situazione si è un po' stabilizzata. Come già detto, la classica più antica, la Doyenne, la Decane, la terza delle classiche monumenti, la quarta monumento disputato dopo Milano-Sanremo, Ronde-Pamplona e Paris-Roubaix. Per quanto riguarda il record di vittorie, appartiene a Eddy Merckx, che la vinse nel 1969, nel 1971, 72, 73 e 75. Due corridori hanno ottenuto invece quattro vittorie: l'italiano Moreno Argentin nell'85, 86, 87 e poi nel 91. E ovviamente nei tempi più recenti abbiamo Alejandro Valverde, che la vinse nel lontano 2006, nel 2008 e poi più recentemente nel 2015 e nel 2017. Per quanto riguarda invece i corridori che hanno ottenuto tre vittorie, abbiamo tre belgi: Leon Howa nel 1892, 893, 894, quindi le prime tre vittorie. Sempre lontani nel tempo con Alfons Schepers, spero si pronuncia così, non ne ho la più pallida idea, che la vinse nel 1929, nel 1931 e 1935, e Alfred De Bruyne nel 56, 58 e 59. Quindi possiamo dire che i re di Liegi negli ultimi anni sono Eddy Merckx, Moreno e Alejandro Valverde, che detiene il record di vittorie alla corsa tipica del trittico assieme alla. Entrambe le corse si sono svolte nei turni precedenti, la Flèche Wallonne si è svolta in semifinale, mentre l'Amstel Gold Race si è svolta ai quarti di finale. Per quanto riguarda le vittorie per paese, in testa abbiamo il Belgio con 58 vittorie, seguito dall'Italia a 12, la Svizzera a 6, la Francia, i Paesi Bassi e Spagna a 4, seguono Irlanda, Kazakistan e Lussemburgo a 3 vittorie, con 2 vittorie per la Danimarca e Germania e una vittoria per la Russia e Stati Uniti. Negli ultimi anni le vittorie sono andate nel 2010 da Alexander Vinokourov davanti a Kolobnev e Gilbert, che poi ha vinto nel 2011. Nel 2012 purtroppo il nostro Vincenzo Nibali, una delle grandi delusioni della sua carriera, è stato passato proprio sulla Côte d'Anse, che sarà la Côte finale di questa Liegi-Bastogne-Liegi, dal kazako Maxim Iglinskij. Nel 2013 la vittoria è andata a Daniel Martin, nel 2014 un po' sorpresa la vittoria è stata di Simon Gerrans, che ha battuto Alejandro Valverde e Mika Uccertoski. Nel 2015 altra vittoria, già detto, per Alejandro Valverde. Nel 2016 vittoria un po' sorpresa anche questa per Wout Poels. Segue ancora Valverde nel 2017 e nel 2018 Bobby Jungels, favorito per il grande lavoro di Julian Alaphilippe per chiudere gli attacchi. E come già detto, nel 2019 la vittoria è andata a Jakub davanti al nostro Davide Foti e a Max Miller, entrambi i corridori della Vorta. Del Fatima Stana, che l'ha già visto. I clip. Tanto fuga che raggiunge già i quasi 4 minuti. Questa prima fase non prevede la presenza di muri troppo duri, primo, secondo
incontrare è la Côte de Bonheur, di Bonheur, la Côte di 2,5 km, tendenzialmente del 5, non una ovviamente. Montpellier si fa che nel Ah, mangio polvere d'api, ok. Me lo sono sempre chiesto dai inizi mondiali chi è mangia la mia polvere. Adesso ho svelato la canonica. C'è una ragazza. Come si chiama? Player donna di PCM non se ne vedono. In generale tifosi di ciclismo donne. A parte le tizie. Ricordate. Saluto tutti gli ex campioni del mondo. Scusa, è la mia prima cronaca, quindi sono un po' inesperto. Piero. Perché mi hai mutato? Hola. È la mia prima cronaca, quindi non sarò ovviamente ai tuoi livelli. Quindi vuol dire che non è una leggenda, esistono dei player donne femminili. Se mi chiamo Maira e donne respira, questo basta. Intanto stiamo per raggiungere la prima vera e propria foto. Caratteristiche logiche, voglio ripeterle. Io mi sto mandando insieme ormai 9 anni. 9 anni fa. Quindi, di certo non giocavo a PCM, sapevo nemmeno cosa. No, ero andato al Giro d'Italia esattamente 8 anni fa, sì, però, no. Portatile. Tanto, stavo offrendo tutti i spunti. 4 minuti. Tu vai qui, lavora qui. Vabbè. Abbiamo avuto nella stagione con questa domenica ci abbiamo visto. Quante vittorie nella stagione di Siam Italia?
campionato. Coppa del mondo. Anche qui le campagne belghe hanno molto da offrire, campi, piante e qualche macchina a bordo strada, quindi molto interessante anche il paesaggio. E tra l'altro io non sto vedendo perché se uso la grafica in multiplayer, diciamo, non va molto bene. In questo momento sta tirando in fuga solamente col Brelli con T2, col Brelli di Frabo, Padua di T2 che chiede collaborazione, data la presenza di Nibali, e quindi tirare in una fuga andrebbe solamente a favore di Fravo. Mentre in gruppo vediamo che sta tirando Dennis, Tim Soski. Tanto abbiamo 13 spettatori online, buonanotte. Buonasera Nori, benvenuti in questa seconda gara del finale classica di PCT, Mur de Saint-Roch, la salita, molto bella, molto scenografica della realtà. Ed è piuttosto anche dura, con solamente 900 metri, con una pendenza però del 10,9% e una massa di 15%. Prima gara molto tra l'altro sono stati anche degli appelli in giuria per sportivo di Danny in seguito alla foratura. Siamo in questo momento sul Mur de Saint-Roch, Brelli in coda dopo 20 km davanti, dietro vediamo proverà a forzare un po', cercare staccare qualcuno poco, ok, sì, accelerando. Distratto. Bravo, perde qualche metro, Maria.
Speriamo. Una foratura a 15 km dall'arrivo. Mi sento a scatto. Si sente a scatto. Adesso mi sentite o mi sentite ancora? Un altro tratto molto molto interessante, la Côte de Montlessuaille. Now at the halfway stage. It's a prova, prova. Mi si sente bene adesso? Ok, oh, mi sono perso. Cosa mi sono perso? Niente. Qualche buco nella fuga. Ok, ci sono. Mi si sente bene adesso, lago? Aggiungo al party. Non lo so, in questo momento ti ho sentito bene, Alessandro. Ok. Aspetta che muto la live, altrimenti divento schizofrenico. Perfetto, ok, ci siamo. Ok, no, ecco, non si sente più. Perfetto. Ricapitoliamo gli uomini che ci sono in fuga, che non capisco bene. Allora, vedo l'80 di PC, che poi sarebbe PC. Lago ha versato l'83 montagna. 83 montagna. E c'è gente che tira. C'è qualcuno che ha il collinaro? No, nessuno. No. Hanno parlato quasi tutti. Un paio hanno portato lo Sprinter 77. Matteo e Dennis e anche Pici e hanno portato anche l'80 montagna 74 collina. Poi tipo Team Soski ha portato solo il Pavearo, l'80 montagna 74 collina con Kartik 72-73 e lo stesso. È davvero complicato capirti, Alessandro, sinceramente. Perché si sente scappare. Si sente tantissimo a scatti. Dunque, ricapitolando, abbiamo Farabò con l'83, poi una serie di player che hanno il 77 volata, che è buono in collina, e hanno portato Sì. verosimilmente quelli che hanno il 77, hanno più o meno tutti l'80 per proteggerlo. Anche Quindi. solo per Quindi ha senso, ha senso. Diciamo che Farabò, se vuole fare qualcosa, deve provare ad attaccare da lontano, far corsa durissima per mi staccarli. sentite? Oh, Buonasera a tutti quanti. Buonasera. buonasera a lei. Entrate. Buonasera. Presentiamo, annunciamo la presenza di un former World Champions, Bubba DJ.
eccolo qui tra noi, un coming back. Niente, stavamo un po' analizzando la situazione in fuga, perché la fuga comunque c'ha un bel margine, c'ha quasi 3 minuti. Davanti ci sono diverse strategie, cioè chi ha portato l'83, cioè il miglior Montanaro, e quindi dovrebbe avere interesse a far corsa durissima, e chi invece ha portato un uomo che è un 70 montagna, o 60, no, 69 montagna, con 76 collina se non erro, e 77 volata. No, 72 collina. Ma sentite, io, guardate, è cambiato molto il meta di gioco rispetto agli anni. Praticamente è un'altra cosa adesso, anche solo pensando di fare... Ma anche solo i treni. Spiegava... Sì, no, ma anche solo quando Alessio mi spiegava il discorso dell'intelligenza artificiale, che ora è completamente passiva, mentre ai tempi era... No, adesso si può completamente togliere, cioè non sì, c'è sì, un IA in game. Quindi intendo quello, chiaramente. Però ai tempi aveva un ruolo anche occhio che scusami se ti interrompo, si è staccato dal gruppo che dovrebbe essere quello principale, Frabò col suo leader, col suo 75 montagne, il collinaro. Occhio perché adesso stanno andando a manetta davanti, c'è Visconti dietro. C'è Visconti dietro e davanti si stanno sbarazzando di un possibile contendente. Sì. Devo ammettere con profondo rammarico che il cuore mi batte a mille dalla gioia, però non lo dirò perché sono un commentatore imparziale. Da non fare come il buon Mentana che suo appena detto, non darò la notizia di Silvia Romano, ma esatto. Così dicendo la data, però insomma complimenti. Noi non abbiamo detto questa notizia, però dicendola. No raga, cioè aspettate, cioè ok. Buba non conosce retroscena. Alessandro, no, li conosco. No, tu gli ultimi sviluppi non li conosci. Gli ultimi no, sono rimasto qualche mese fa. Te immagina, prima tappa del tour, era credo semifinale tour team. Italia schiera la formazione, Davi con l'80, credo. Daniel, mi pare 83. E poi c'era il subteam con il più inutile fondamentalmente, quello col collinaro, che nel tour serviva a poco fondamentalmente, lo si dà a Ghosty, campione del mondo in solo PCM nel 2014, quindi non stiamo parlando di Bruscolini. Conosco la storia, sì. No, non parliamo di Bruscolini. Prima tappa era... se la doveva giocare Ghosty fondamentalmente, la scazza malamente, proprio malamente, cioè io sono giusto, l'ha giocata malissimo. Cioè praticamente nel finale parte un francese, erano in quattro. Aspetta quindi... che però c'è un commento che mi dicono mangia la mia polvere, dice che Buba l'ha bannato da Frabo, però devo essere sincero, io Frabo ho cercato fino all'ultimo in privato e possono confermare i cari moderatori qui presenti di farlo ragionare. Sì, vabbè, vista l'impossibilità, esatto. Mi sono visto costretto a tornare a fare un ban di quelli pesanti dopo molto tempo, però... ci ho provato fino all'ultimo questo. Sì vabbè, ma comunque hai dato per lei porci. Comunque morale della favola state così, finisco e poi passiamo oltre. Praticamente parte un francese, prende una trentina di secondi di vantaggio, Ghosty erano un uomo per team, si mette lì a distruggersi il suo uomo, fondamentalmente mi pare fosse Bettiol nella fattispecie, si è distrutto il suo uomo, praticamente consentendo ai due che erano con lui di rientrare pressoché gratis, che ovviamente quei due hanno sprintato, hanno fatto primo e secondo, terzo ha fatto il tizio che era in fuga, quarto Ghosty. Frabò era in call con noi, cioè quasi esultava. Allora io vi devo dire una cosa, visto? È un suggerimento a far giocare gli scarsi. Hai visto? Ma non è questione di scarsi, secondo me non c'entra quello. Il discorso quando gioca un mondiale team non conta la bravura di qualcuno quanto l'affiatamento della squadra. È quello che è stato un bene per il team. Sì, però ma rendiamoci conto, avere un elemento che ti corre contro non è proprio il massimo, capito? Questo sto dicendo. Piero mi hai appena dato del francese perché ero io all'attacco, non un francese. Sì vabbè, eri in un team prevalentemente francese, intendo quello. Cioè io ricordo la maglia, non ricordo il player chi fosse, se devo essere onesto. Sì, lì era ovvio che Ghosty avesse... No, vabbè, quindi ora ci sono anche i club, mi stai dicendo?
No, ci sono i team, cioè praticamente di varie nazionalità, praticamente non solo di nazioni singole. Attenzione perché siamo sul rosé, qui potrebbe succedere qualche cosa, in teoria poi non succede mai un cazzo. Noi abbiamo creato un team in pratica con proprio la fine, quando mancava praticamente si sono fatti più per community che per nazionali. Cioè ci sono quelli. Ma noi che stranieri abbiamo nella nostra community? Noi stranieri nella nostra community ovviamente sono tutti quelli delle altre community, perché da noi specialmente la CDM la giocano un po' tutti, soprattutto spagnoli e francesi. Gli spagnoli hanno giocato interamente un team di spagnoli, portoghesi idem, gli inglesi pure. Noi abbiamo inglobato, a parte gli italiani, uno spagnolo, Mendez, e Gosti, che è tedesco. Sì, Gosti, è lo stesso Gosti che ha fatto la finale contro di me? Sì. Accidenti, ragazzi, anche lui è guardia. E appunto, cioè dico, il leader non respect. Mi ricordo che si abbia a lui dopo la prima Alpe d'Huez, in finale, in corridoio, oppure no? Alessio forse se la ricorda meglio, la finale. No, io non la ricordo, sinceramente. Alessio sicuramente se la ricorda, mi sembra che mi passò anche il risultato. Che dici? Ha provato a fare un piccolo team attack al Visi, però lo vedo. Ma al Visi devo dire che questa sera è uno dei più coraggiosi all'attacco, è lodevole. Anche se Alessio direbbe che è un po' nibbaliano negli attacchi, e che non è, per Alessio non sarebbe un complimento. Matteo ci prova. Matteo ci prova, va dato onore al merito, quantomeno. No, è vero, va dato onore al merito. Comunque, io mi ricordo quella finale di 9 anni fa, perché alla terza tappa c'era Pigiama, che era praticamente ormai fuori da tutti i giochi, e un po' mi diede una mano sotto traccia in quella finale, anche perché eravamo 3 italiani. Okay. Team play, banniamo Bupa. Ma non era team play, mi disse, radiamo Bupa. La classifica ti faccio vedere. Il Lance Armstrong di PCM. Ah, non era team play, semplicemente. Okay. Fece un'azione per rientrare anche col suo e mi ritrovai. Norris, ne stai guardando uno? Scusami, rispondo alla chat. Nel frattempo, Norris si chiedeva se ci sono inglesi, perché non aveva mai visto in sto gioco. Sì, c'è un team di inglesi che, fra l'altro, ci ha anche fatto abbondantemente il culo un po' dappertutto in strada. Team ha vinto l'overall strada. Allora, non so cosa voglia dire. Ci riferiscono dalla regia, Alessio, che ci sta streamando in live nella chat vocale, che è più avanti di Twitch. Quindi. Ora non ho idea di come cazzo vederlo qui, però così sì, potremmo tutti quanti. Forse chi è? Devo guardare doppio clic su Alessio. Attenzione, vediamo un po'. Aspetta, non mi fate fare cose complicate. Doppio clic su Alessio. Ah, perché sta condividendo lo schermo. Sì, sta condividendo lo schermo. Eccolo qua, vediamo un po' se è più avanti effettivamente, oppure mi sta cazziando. Ma lo sto condividendo solo a te, però. Ah no, c'è... Cioè... No, lo sto condividendo a tutti. Okay, noi andiamo avanti di 2 chilometri, incredibile, avanti di 2 chilometri, mamma mia. Quindi possiamo commentare in diretta questa incredibile partita, questa incredibile gara. Sì, se mi spiegate come guardare la condivisione di schermo. Basta che Discord fai doppio clic su Alessio. Ma a me non mi spunta un cazzo, mi spunta la chat privata con Alessio. Comunque... Ci dicono la regia giustamente di concentrarci un po' su questo commento. No, guarda la diretta. Guarda la diretta. Molto particolare. Vedo che c'è Team Soki, che è un altro molto pericoloso lì davanti a battere. Ora Frabo è rientrato e sta cercando in tutte le maniere di imporre anche lui un ritmo. Anche se è più T2 adesso che tira la volata. Poi c'è Alvisi che ogni tanto fa l'elastico un po' dietro, un po' davanti. Ha speso tanto prima con quell'attacco. Che dite? Gli italiani hanno qualche speranza in questa tappa, chiamiamola così, in questa classica? Beh, nella tappa singola senz'altro sì, anche perché adesso in situazione di gruppo compatto può vincere letteralmente chiunque. Il problema sta nell'antefatto, cioè sta nel Fiandre, che è andato, che peggio non si poteva. Abbiamo fatto quarto, quinto e sesto. Quindi qui ci serve più un suicidio di chi ha fatto bene prima. Esatto. Ma è difficile, perché soprattutto io non sono mai stato player. Fuori dalle classiche. Sono pochi player, le classiche sono poco selettive, quindi effettivamente secondo me è lotta a 3. Chi ha anche culo,
perché poi sì, le classiche per antonomasia, l'ho sempre detto, cioè. Esatto, è sempre stato così, infatti a me non è mai piaciuto il discorso delle classiche perché secondo me non rispecchiano il valore di un corridore. Per me trovi, sfondi una porta aperta, con me sfondi una porta aperta. La DCM è stata un po' come quella, non dico quella che vinsi io, però poteva essere un po' simile, nel senso ci deve essere sia pianura che cronometro. Vabbè, quello succede infatti, quello succede infatti nell'inline e nei tour soprattutto. Quelli che secondo me svelano di più il valore del player sono i tour. Vabbè, certo, quelli che rispecchiano effettivamente i valori in campo sono i tour. Di fatto questa è una finale che onore a chi ci è arrivato, bravissimi tutti, comunque sono top 6 nella categoria al mondo e per un anno non glielo toglie nessuno, però di fatto il livello specifico, il peso specifico dei player non è eccelso, cioè se togliamo PC e Dennis il resto c'ha un pedigree da bastardino. Dennis, che ricordiamo quando è che ha vinto? Non ha vinto mai Dennis, ha vinto una overall 3 anni fa, una overall road, riuscendo a fare terzo in 3 finali, no? Sì, una cosa del genere. Si qualificò a tutte le finali, poi fece terzo nelle classiche. Un ritmo imposto lì davanti dello spagnolo. Sì, sì. Io non riesco ancora a guardarla. Pinzocchi che è davanti, che sta provando a fare selezione. A portare, sì. Però è difficile perché non si staccano. Ora cerca di. C'è lo spagnolo che prova ad attaccare. Gli italiani rimangono un po' da succhiaruote in questo momento. Siamo con Dennis Calvisi. E voi siete a 33-2, ehi, non offendiamo. Sembra che abbia retto dietro il gruppo degli italiani, che lo vedo in un atteggiamento molto attendista, in realtà, un atteggiamento molto attendista. Dennis ha ancora 5 corridori. Sì, Dennis è famoso per quello. Dennis sì, per riesce a gestire i corridori davanti, vuol dire essere molto bravi nella gestione. Sì, però poi di fatto nelle classiche non è detto che ciò dia vantaggi. Il problema è quello, fondamentalmente. Alla fine sono tre uomini, è importante il primo. Il primo, anzi, spesso per esperienza personale mi è capitato che ti intralci da solo. Attacco di coltelli. Abbandono. Vediamo un po', adesso c'è un vedo un frappo che prova a risalire la china, però vedo sempre comunque i francesi e gli spagnoli che cerca di perché ha fatto prima e secondo prima, quindi loro devono far tutto tranne far arrivare qualcuno che ha fatto male prima. Comunque io non so chi sta streamando, penso sia Alessio, se potesse rimuovere la telecronaca del gioco sarebbe secondo mutalo me. Muta la telecronaca del gioco, oppure chiudi la live di Twitch e guardala solo su Discord. No, ma lo dico anche per chi ci ascolta dal canale Twitch, io posso tranquillamente mutare, però non è quello il problema. Intanto stiamo arrivando sulla code della Rochefoucauld, l'ultima delle vere e proprie corrature. Vediamo se qualcuno può guardare. Ormai tentativi, siamo praticamente alla fine. Tentativi sulla Rochefoucauld sono mai arrivati. Se vuoi arrivare devi provare su San Nicolà e sperare che si dorma dietro. Qui ci sono PC e T2 che hanno tutto l'interesse a tenerla la corsa. Infatti vedo che sta cercando di imporre il ritmo. Ora si muovono gli italiani, c'è Fravo che fa un bel trenino a sinistra. La partita ancora vediamo Dennis che però ha in coda, perde il quinto uomo. È un po' spezzato. Perde il quarto PC. Al viso dietro. Male Alvisi, vediamo se riesce a tenere. Ma c'è ancora tempo e spazio. Bravo, ha tenuto in questa fase, anche se ci sono degli attacchi importanti davanti per cercare di imporre davvero un ritmo altissimo. Ok, Di tu resta con due. 8 km di tendenza. Sta andando 20 all'ora. 20 all'ora in una salita all'8%. Al 10% esatto. Il team è passato da 4 a 2 uomini in un lampo. Adesso c'è ancora il terzo, ma è lì per figura. Vedo che Frabo ne ha 4, quindi Frabo è adesso molto bello. Sì, però considera che Santa Romita, l'ultimo in coda, serve a non bloccare gli altri, praticamente. Sì, io paradossalmente, per dire, nella prima gara mi sono trovato da solo a tipo 60 dalla fine, con gli altri che ne avevano 3-4, alla fine
quarto secondo, cioè quasi quasi mi sono trovato nelle classiche conta momento. Davvero poco, perché effettivamente esatto. Lì cioè, ti focussi sull'uomo che ti interessa, non fai nulla, speri che se parte qualcuno diciamo che siamo a 10 km dalla fine, ragazzi, siamo in un momento davvero di sì. Di grossa 3 km verso di là, di grossa attenzione, vediamo cosa può succedere, succede veramente di tutto, si preparano i treni anche per quello che potrebbe essere un volatone o magari un attacco proprio all'ultimo, 8 km. No, qui l'attacco non mai un bacio via, qui l'attacco ormai un bacio via, hanno troppi uomini. Era un volatone, era un volatone, Dennis, prova il treno Dennis. Gli italiani davanti adesso, attenzione. Dennis e Matteo in testa. Dennis prova sulla destra. Ricordiamo che Dennis ha vinto una serie di liegi imbarazzante in Coppa del Mondo negli ultimi anni. Alvisi adesso, Alvisi, vediamo. Alvisi davanti, risale Tipsochi. Tipsochi è partito, attenzione. Occhio, che la tabella, la botta non si è fermato. Bravo anche Dennis è l'uomo in origine. Vediamo che succede, 5 km all'arrivo, Dennis sempre sulla destra. Portate per una buona posizione. Per la volata, sì, sì. Che posizionamento e stare davanti qui è fondamentale. Siamo quasi, ci siamo quasi. Vediamo, sta per partire il volatore. Adesso i blocchi decideranno buona parte del discorso. Si parte con la volata. Molto bene Dennis, molto bene Dennis. Dennis in buona posizione. Parte molto bene. Vediamo che succede. L'ultimo chilometro. Però qui sì, bene Pici, bene Team Scott, bene Dennis. Esce. No, bravo, no, esce. Pici. Certo, PC. Bravo. No, Pici, bravissimo, bravissimo, allora, Pici campione del mondo. Sì. Pici campione del mondo. Pici campione del mondo. Team Soschi argento, molto probabilmente. Team Soschi argento. Team Soschi sicuramente argento, probabilmente terzo fa fatti tu. Niente, non una medaglia per noi. Neanche una medaglia. Neanche una medaglia, sì. Brutta serata. Brutta serata, cioè era più difficile non prenderne medaglie che prenderle, cioè per la legge dei grandi numeri, cioè, dovevamo fare quarto, quinto e sesto per non prendere medaglie, forse ci siamo riusciti, GG a noi, perché effettivamente non era facile. Ora vedremo i calcoli, anche se occhio perché comunque c'era un ricorso pendente di Dennis che aveva chiesto l'intervento della giuria su T2 se non erro, perché nella tappa precedente nel Fiandre aveva forato col leader, ricordiamo che non è possibile togliere dalle opzioni le forature, mentre questo si può fare per le cadute e viene fatto, mentre per quanto riguarda le forature resta del tutto random la cosa, quindi quando fuori in un Fiandre a 50 dalla fine col leader e ti ritrovi a dover recuperare un minuto e mezzo e davanti vedendo l'autoforatura si mette a tutto, entra un po' in gioco, sentiamo quella zona grigia nella quale sei un bastardo che tiri, perché insomma dai, quella forata. Io sono dell'idea che bisogna lasciare in questi casi la piena libertà al gruppo davanti di fare un po' cosa. È un grande Piero, c'è da dire sì, che tu stai sì, ma no, attenzione, abbiamo un campione del mondo, abbiamo un altro campione del mondo recentissimo, campione regionale. Scusate, ma io grandi ragazzi, grande campione, io do onore al merito a tutti, non è che qua nessuno dice che sono campione del mondo pure io, scusatemi, che mi incazzo, cioè, non ho capito. Allora, sono l'unico bis campione del mondo seduto qui a parlare. Lo capiamo, però campione fa parte della vecchia guardia, un giocatore capace di vincere nell'arco di 10 anni, quindi voglio dire, io ho fatto 4 nel 2013, Grazie Michele per questo tuo riconoscimento, ti ringrazio. Intanto ho staccato probabilmente di uno dei più grandi giocatori di sempre di Cycling Manager Italia, campione. Poi è un onore detto da te, sei un grande, sei Michele, grazie. Ma sì, mo smettiamo di leccare cortesemente. Saliva arrivata a quello di sotto. Ho visto questa stanza e... Devi chiudere dicendomi una cosa, altrimenti non vale. Però Cancellara. Cancellara, non so se va il motorino. Non lo so. Che dia Esidal. Bello, no, ho visto questa stanza colma di belle persone. Mi sono attentato. Hai detto andiamo a peggiorare un po' l'ambiente, che mi sembra. La mazza dei froci che ci racconta. Ma te, perché è normale, te se vedi froci che fai? Resisti, ma mica, cioè, ti infili, ne butto con tutta la sabbia, guarda. Con tutta la sabbia è nudo.
Al prossimo appuntamento, adesso chi è che ci può raccontare un po' il calendario dei prossimi due giorni? Dunque, domani abbiamo niente proprio di meno che la finale tour. Domani sarò in telecronaca, ragazzi. Domani probabilmente posso esserci, non lo so, non te lo do per certo, ti faccio sapere nel pomeriggio se ti faccio compagnia oppure no. Sicuramente lo farò domenica, che abbiamo la finale in line. Domani vediamo, domenica sicuro ci sarò anch'io, dai. Domani finale tour, domenica finale in line. E poi saluti e baci, abbracci. Allora, parliamo dei nostri, presentiamoli. Di nostri ne abbiamo a Bizzeff, abbiamo Fra Bo che è presente in tutte, quindi è inutile rinominarlo. Ecco. Poi abbiamo nelle prossime due Davi. Grande Davi, sì, ottimo giocatore. Ricordiamo anche lui. Grandissimo Davi. Titoli, ha vinto un mondiale quando il mondiale non era diviso per categorie strada, quindi ha vinto un mondiale strada, diciamo, generale. Poi ha vinto un altro mondiale strada nei tour, poi ha vinto tre volte i 200 metri, sempre colonna, sempre colonna del totale, corridore totale. Diciamo comunque è uscita la classifica finale. Io comunque vorrei dire Alessandro. Allora, Pici campione del mondo, 170 punti. Argento per Team Soschi, 150 punti. Bronzo per T2, 95 punti. Seguono Dennis, 75, Frabo, 70 e Alvisi, 36. Ok, GG. Quindi quarto, GG, quinto e sesto posto per i nostri italiani. Sì. Non è serata, però insomma è andata male a Dennis. Fondamentalmente Dennis e Matteo sono stati eliminati dalla Iella, parliamoci chiaro. Cioè nella prima se buchi e tirano a tutta c'è poco puoi farci. Difatti sono arrivati, non sono neanche arrivati col gruppo di testa, sono arrivati a giocarsi il quinto e il sesto posto staccandosi a 20 dalla fine. Cioè proprio è come se non l'avessero giocata. Fra Bo ha fatto male lo sprint nella prima. Ma tu, Piero, questo mondiale? Io mi sono astenuto. Mi sono astenuto dalla partecipazione perché non amo il gameplay delle ultime edizioni di PCM. L'anno scorso ho giocato sotto mentite spoglie per buona parte del mondiale. Sotto mentite spoglie? sì. Michele, vorrei dirti una cosa importante. Io ho appena installato Cycling Manager 6. Perché vedendo questo gameplay mi ha fatto ricordare il motivo per cui avevo lasciato stare, ecco. Io l'ho ordinato, aspetto che mi arrivi, ragazzi, poi ti rompo il... Guarda, tanto di questo gameplay che non va, ma è una questione che è iniziata, se non sbaglio, addirittura da PCM 12 e 13, forse anche... No, io da 10 già avevo lasciato stare. Ti dico, Michele, siccome li ho giocati tutti dal 12 in poi molto assiduamente, cioè io 12, 13, 14 li ho giocati qualcosa come 1500 ore ciascuno. Madonna Gesù. Adesso sono arrivato in una giocata 180 quest'anno, per farti capire un po' la scala. In quegli anni il gameplay non era eccelso, si riusciva a fare poca selezione, però negli ultimi 3 anni ci sono stati 2 cambiamenti fondamentalmente principali che hanno, secondo me, distrutto le dinamiche di gioco. Primo, un'animazione che hanno inserito nelle curve che fa sì che a qualunque valore tu stia andando si rallenta talmente tanto nell'affrontare le curve a 90 gradi e oltre, quindi tutti i tornanti in discesa, gli sprint con delle curve negli ultimi 3 chilometri, si rallenta talmente tanto che ti riempi di barra un casino. Quindi se c'è negli ultimi 3 chilometri uno sprint con 3 curve, te puoi spintare ai 3 chilometri con l'uomo giusto e non finire mai la barra, perché praticamente consumi la barra, arrivi alla curva e la rossa si riempie. E poi ripari. C'era il trucco del pallino. C'era il pallino, praticamente non sprintavi nemmeno in salita e andavi di pallino a 99. No, io parlo proprio di sprint all'arrivo. Se c'è un finale con delle curve, un finale tortuoso all'arrivo di tappa e tu devi sprintare, cioè te sprinti ma non finisci la rossa perché nelle curve ti riempi. Le discese io mi ricordo in Coppa del Mondo. La rossa si consumava molto velocemente. Noi si andava anche di pallino proprio per non consumare la rossa. Arrivavamo a fare lo sprint. Esatto, perché poi rallentavi tanto una volta che finivi la rossa. Chilometro. Capito? Sì. Per conservare il più possibile. Adesso quello già è una cosa che ammazza, ma ammazza ancora di più nelle tappe di montagna, perché praticamente te arrivi al GPM e magari ci arrivi con 3 mm di gialla e ti senti Dio perché stai vedendo altri che ondeggiano, e significa che dalla minimazione però, si capisce che loro hanno finito le barre. Abbiamo in chat adesso con noi Stanza uno che ha vinto mondiale proprio in questa edizione, che è campione, no? E allora io vorrei un commento suo su come si è ritrovato un po' Pistard
no? Poi alla fine, cioè, tu sei nato su strada e hai fatto, diciamo, il percorso inverso di come possono avere fatto i grandi come Wiggins e Similia, no? Ti sei ritrovato, esatto, a fare il percorso inverso, ecco, come quando ti sei allenato alla fine. Ma guarda, in realtà avevo lasciato il 10 con la pista, avevo fatto anche dei buoni risultati, infatti qualche argento, e ho ritrovato questo in cui la pista era cambiata poco fondamentalmente, quindi diciamolo zero. Ho avuto zero, infatti ho avuto qualche giorno in cui ho dovuto comunque riadattarmi alle dinamiche e cose varie, poi piano piano ho visto che riuscivo comunque a stare coi migliori, soprattutto nelle prove. E niente, questo ovviamente per la pista. Poi lo scratch alla fine, la finale è stata particolare, insomma, secondo me ho fatto la gara perfetta, che esce una volta ogni 10 anni forse, perché è stata una gara perfetta, c'erano gente. Quindi, secondo me ci vediamo da 10 anni, Simone, il cerimoniale, perché mi dicono dalla regia, poi continuiamo, che c'è l'inno spagnolo per quindi me lo dicono dalla regia, quindi sitiamoci tutti un attimo, perché deve va bene. Vai, finito l'inno, quindi ricapitoliamo: Pici ha vinto, secondo Team Soschi e terzo T2. Allora, campione, dicevamo, sinceramente, in quella finale scratch c'erano giocatori nettamente più forti di me, e non dobbiamo nascondere il fatto che hai beccato la fuga giusta, è andata benone ed va bene così. Ma guarda, io probabilmente ho sfruttato anche il loro studio per fare la gara perfetta, perché fondamentalmente sono stato nella fuga iniziale, poi sono stato nella fuga dopo a 2, e è andata bene, però è chiaro a tutti che gli altri siano nettamente superiori a me, cioè questo non è che lo dico io, insomma. E va bene così. Sei andato praticamente in tutte le finali, forse cosa hai mancato? Su pista sì, no, niente, sono entrato nel Kevin da ripescato, però no, le ho prese tutte. GG. Complimenti, infatti, forse una volta sola mi è capitato di entrare in una finale di pista, non mi ricordo nemmeno. No, guarda, il rammarico grande è che la strada, tu sai, ragazzi, insomma... Sto vedendo una cosa, scusatemi, che è relativa alla finale di stasera, che quindi penso sia più in topic. Ovvero? Ovvero che nella classifica generale postata da EMEA, T2, che aveva fatto secondo al Fiandre, deve essere stato declassato. Adesso io non ho visto comunicazioni ufficiali. No, scusate, ho detto una cazzata. No. Benissimo, ottima interruzione. Vi ho interrotto una cazzata, ma ci stava. D'altronde è interrotto campione regionale, quindi ok. Sei un grande, via. Campione mondiale, quindi insomma, ovviamente. Come dici? Vediamo l'anno prossimo. No, comunque il grande drammatico è la strada, perché come dicevo Michele, tu sai che io ci tengo particolarmente alla strada. Ma questo, vabbè, lì non ti è bastato il periodo. Non sei riuscito ad acclimatarti nel tempo, esatto, che hai avuto. Secondo me
ricominciasse il mondiale oggi andresti molto più avanti un po' dappertutto. Sì, probabilmente no, ma insomma è un... sono i più forti che vanno avanti. Ricapitolando, tanto per chiudere lo stream e poi continuiamo quattro chiacchiere tra noi se volete. Dunque stasera abbiamo assistito alla finale classiche, serata nera per l'Italia che vedeva tre finalisti dei sei, quindi 50% dei partecipanti portante bandiera tricolore, che hanno fatto purtroppo quarto, quinto e sesto, sono Dennis Frabò e Matteo Alvisi. Ha vinto PC 11, giocatore spagnolo, col PC nuovo. Complimenti al nuovo PC nuovo, che è un PC del 3 ante Cristo. Ah, davvero? Sì. No, ha avuto il dubbio di non riuscire a giocare la semifinale perché gli si è sfasciato il computer, è andato a recuperare un computer che aveva conservato nell'armadio chissà da quanto, e ci ha dovuto prima installare Windows 10 per farti queste capire. Sono storie mondiali, una cosa bella. Esatto. Beh, lo dice il nome, PC 11 avrà un PC del 2011. Cazzo, prima, forse più vecchio. Secondo ha fatto Tim Soski, inglese, che conferma comunque l'ottimo periodo di forma degli inglesi già palesato nel mondiale team, dove hanno vinto, ricordiamolo. Terzo è T2, un altro Tim Soski, Tim Soski è stato il man of della finale, è stato il migliore della finale, sì, nel sì, team, sì, senza ombra di dubbio. Insomma, diciamo che saranno random le classiche, però non del tutto evidentemente. Quindi bene così, l'appuntamento è a domani, assisteremo alla finale tour che sarà corsa da Davi Frabo, Gabi Daniel GH, poi chi c'è? Aiutatemi, vi prego, ci sono, oddio, Giuseppe Pereira, cazzo, Giuseppe Pereira, un altro.